Miei Padawan, bentornati. Da questo momento le cose si fanno un attimo più complesse, perché la serie animata inizia a seguire tre distinte linee narrative, che talvolta si uniscono, mentre altre proseguono in modo parallelo e contemporaneo. Cercherò quindi di fare del mio meglio per raccontarvi la vicenda nel modo più chiaro possibile, facendo un mashup dei vari episodi. Detto ciò, io vi ricordo che se volete aiutarci a crescere, il vostro mi piace e le vostre condivisioni sono importantissime. Più amici invitate in questa piccola community, più cose riusciremo a fare. Se inoltre volete, in descrizione trovate il link per le donazioni. Se quindi volete sponsorizzare qualche episodio in particolare, trovate tutte le ricompense e i relativi traguardi lì nella descrizione. Io come sempre vi auguro una buona visione. Miei Padawan, grazie per l'attenzione. Dunque, Savage, dopo aver affrontato Dooku e Ventress, è tornato su Dathomir, venendo a sapere da Madre Talsin che suo fratello Darth Maul è ancora vivo. È in esilio da qualche parte nell'orlo esterno. Quindi, allo scopo di proseguire i suoi insegnamenti al lignaggio Sith di Darth Bane, è partito alla ricerca del fratello Darth Maul, il quale per circa 12 anni è stato creduto morto. Ventress, al contrario, dopo il suo ennesimo fallimento, è fuggita a malapena ed ora si è nascosta per un breve periodo. Ricomposta, anch'essa è poi tornata su Dathomir dalle sorelle della notte. Qui Madre Talsin, accogliendola stranamente a braccia aperte, suggerisce alla ragazza di abbandonare le sue aspirazioni verso i Sith, gli dice di cambiare sentiero, basta voler essere un Sith, vieni piuttosto con noi, vieni nel culto delle streghe. Perché Madre Talsin le suggerisce ciò? Poiché Talsin ha scoperto che Maul, ex apprendista Sith di Darth Sidious, nonché Lord Sith, è ancora vivo e quindi in grado di fare da maestro a Savage. Pertanto la strega ha già mosso le sue pedine all'interno del ramo oscuro dei Sith e spera ora che i suoi figli possano, prima o poi, sconfiggere il clan rivale di Sidious e Darth Tyrannus. Secondo la regola dei due possono esserci soltanto un maestro e un apprendista, quindi quando il ritorno di Maul verrà palesato, arrivando alle orecchie di Palpatine, allora lo scontro sarà per forza di cose inevitabile. Talsin lo sa, per questo sta giocando di anticipo, e per lo stesso motivo sta chiedendo a Ventress di divenire ufficialmente una sorella della notte. La ragazza, essendo in un momento della sua vita in cui ha perso tutto e non gli resta molto, accetta la proposta, quindi compie un rito di iniziazione, divenendo a tutti gli effetti un membro dell'ordine. A questo punto, la strategia di Talsin è quindi molto intelligente. Da una parte ha preparato il terreno poiché i suoi figli possano divenire i futuri Sith, istruiti entrambi al lignaggio di Bane, ma fedeli alle streghe di Dathomir. Dall'altra però è consapevole di aver volontariamente o meno dichiarato guerra a Dooku, quindi ha bisogno che qualcuno, in questo caso Ventress, ora divenuto membro del suo clan, guidi le sorelle nello scontro. Infatti, mentre Savage è alla ricerca di Maul e Ventress ha finalmente accettato la nuova vita con le sorelle, Dooku, al contrario, ha richiesto l'intervento del generale Grievous. Per quale motivo? Beh, ragazzi, il conte non è stupido. Si è reso conto che Ventress, da lui creduto morta, abbia in realtà cospirato alle sue spalle e lo abbia fatto con l'aiuto di Madre Talsin, colei che guarda caso le aveva proposto Savage come apprendista. Dooku ha il suo caratteraccio e non ha preso bene gli attacchi alla sua persona, quindi ha ordinato a Grievous di muovere le truppe verso Dathomir. L'obiettivo è quello di attaccare il pianeta e sradicare per sempre il culto delle streghe, tagliando gli aiuti che sia Ventress che Savage stanno ricevendo da Madre Talsin. Inoltre, il conte ha percepito la crescita di potere di Savage ed è alquanto preoccupato. Dopotutto, lui lo ha volontariamente iniziato al lignaggio di Darth Bane e lo aveva fatto per spodestare Darth Sidious. Non può quindi rivelare al suo mentore questa precaria situazione. Sei pazzo ad andare a dire al tuo mentore che ha addestrato uno Zabrak per tradirlo e che ora questo Zabrak è fuori controllo e potrebbe distruggere sia te che lui? No, è una situazione folle. E come se non bastasse, Dooku non è consapevole che Maul sia ancora vivo.
ma sia lui che i cavalieri Jedi hanno percepito qualcosa all'orizzonte, l'arrivo di un male oscuro, un male che è sicuramente legato in qualche modo a Savage. Il conte Dooku, non sapendo di preciso dove lo Zabrak, dove Savage o dove Ventre si stiano nascondendo, ordina a Grievous di attaccare Dathomir, quindi di attaccare e sconfiggere il nemico rappresentato da Madre Talzin, colei che sta muovendo le fila. Grievous, obbedendo agli ordini, guida quindi la linea d'attacco, schierando dei carri in supporto del Defoliator. Ora, io ragazzi non so se voi ricordate che cosa fosse il Defoliator, ma noi abbiamo visto un suo prototipo creato dal generale Lockdard nel 22 BBY, quindi 2 anni prima di questo scontro. Tornando all'attacco di Dathomir, è vero che Ventress conosce bene i droidi e conosce bene anche Grievous, quindi può anticiparne le strategie, permettendole di guidare al meglio la controoffensiva, ma nonostante ciò si trova ugualmente in difficoltà perché i nemici separatisti hanno schierato armamenti veramente potenti. Madre Talzin, quindi, per ovviare allo svantaggio numerico, richiede il supporto della vecchia Daka, la strega più venerabile del suo ordine, considerata la più anziana nonché la più saggia. Quindi, tramite i suoi poteri, Daka comincia a resuscitare le streghe del passato, creando un esercito di non morti allo scopo di contrastare l'invasione. Ora, io lo so cosa molti di voi stanno pensando, poiché è ciò che hanno argomentato molti fan ai tempi, cioè molti saranno contrariati riguardo tale potere. Ma vorrei ricordarvi ragazzi che stiamo parlando delle Sorelle della Notte, cioè un clan affiliato al lato oscuro. Noi sappiamo che Darth Sidious e Darth Vader volessero ingannare la morte scoprendo il segreto dell'immortalità. Darth Plagueis era capace di salvare gli altri da morte certa, ma non se stesso. Mentre la vecchia Daka non può impedire che le sue sorelle muoiano, ma può resuscitarle sotto forma di non morti. Non vi è quindi molta differenza tra le tre vie, che si tratti di essere immortali, di salvare gli altri dalla morte o di resuscitarli. La base, ragazzi, è sempre una: ingannare la morte. È questo che accomuna i culti del lato oscuro, la ricerca di poteri innaturali che possano modificare il corso della vita. Dopodiché, come uno ci arriva o cosa scopre, non fa differenza. Non è da argomentare più di tanto se resta coerente al principio del lato oscuro, dei culti legati al lato oscuro. Tornando alla battaglia, le sorelle tornate in vita si uniscono alle altre, permettendo a Ventress di raggiungere il generale Grievous, avendo quindi finalmente l'occasione di affrontarlo in un vero duello con le spade laser. Entrambi infatti erano stati istruiti al combattimento dal conte Dooku, e questa è l'occasione che Ventress cercava per misurarsi con l'ex alleato. Nel frattempo però Madre Talzin, usando uno dei suoi potenti incantesimi, è riuscita a tormentare il conte Dooku, il quale credeva di essere al sicuro nei suoi alloggi. In breve, nonostante la distanza, Talzin, usando una ciocca di capelli del conte e una raffigurazione, per così dire, voodoo, lo sta torturando fisicamente in una pressante e continua agonia. È impossibile? È criticabile anche questo? È forse incoerente con la saga? No, ragazzi, non lo è nemmeno in questo caso. Vi faccio qualche esempio. Vader in episodio 5 riesce a strozzare un ufficiale soltanto guardando uno schermo. Snoke, in episodio 8, pur non essendo lì presente, è infatti un ologramma e non è fisico, e in egual modo usa la forza su Axe, facendolo cadere violentemente al suolo. Lo stesso Darth Sidious, e lo vedremo meglio sul termine delle guerre dei cloni, riuscirà ad ingannare Yoda intrappolandolo in una illusione utilizzando un incantesimo a metà tra quello usato da Madre Talzin e il collegamento mentale attuato da Snoke tra Rey e Kylo Ren in episodio 8. Ne riparleremo quando sarà il momento, per ora però sappiate che qualunque cosa si dica, qualunque critica venga fatta, qualunque che vi piaccia poi o meno, tali magie o tali poteri sono perfettamente inerenti alla saga. Una saga che è sì fantascientifica, ma nasce con delle basi fantasy.
Detto ciò, potrei argomentare ancora la cosa. Ad esempio, quando uscì Episodio 4, adesso chiamato Una Nuova Speranza ai tempi solo Star Wars, tutti pensavano che la forza servisse solo a muovere oggetti o a persuadere menti più deboli. Nel 5 abbiamo scoperto che era possibile manifestarsi ai vivi sotto forma di fantasmi di forza. Nel 6 episodio abbiamo scoperto che era possibile creare fulmini dal palmo delle mani. I prequel hanno aggiunto altro, le serie animate e i fumetti hanno fatto lo stesso. Non vuol dire, ragazzi, che se una cosa non si è vista, allora non sia possibile. È la stessa argomentazione che vi ho fatto riguardo Luke nell'8 episodio. Non vuol dire che se una cosa non si è vista, allora non sia possibile. L'importante è che se viene mostrata, è che sia prettamente inerente, che sia coerente alle basi su cui tutto è stato costruito. Se Palpatine e Dooku, ad esempio, possono usare i fulmini di forza, allora possiamo accettare tranquillamente che Madre Talzin utilizzi la sua magia allo stesso modo, creando uno scudo attorno a sé e dei fulmini di colore differente, ma ugualmente mortali a quelli dei Sith. In breve, è una questione di gusto, ma escluso ciò, senza basarci sui nostri gusti, sul nostro parere personale, dobbiamo accettare il fatto che Madre Talzin possa sottomettere Dooku con i suoi poteri. Ma qual è lo scopo di ciò? Perché Talzin tortura Dooku? Beh, torturando il conte, la strega gli offre due possibilità: ritirare la sua armata da Dathomir, oppure morire tra le atroci sofferenze che sta sperimentando. Ovviamente il Sith non è propenso né a morire né a farsi ricattare dalla donna, pertanto anziché ordinare la ritirata, contatta Grievous, gli ordina di ignorare Ventress, volgendo i suoi sforzi bellici in direzione di Madre Talzin. Nel duello quindi tra Grievous e Ventress, che aveva appena avuto luogo, la ragazza sta avendo la meglio, ma il cyborg, giocando in modo subdolo, ordina ai suoi droidi di intervenire. Ventress rimane ferita, mentre attorno a lei le sue sorelle cadono una dopo l'altra. Ad un certo punto, innanzi alla totale disfatta, non può far altro che fuggire per salvarsi la vita. Ventress ha fallito. Le sue sorelle sono cadute una dopo l'altra. Grievous, nel frattempo, istruito da Dooku, raggiunge la fonte da cui le streghe lo stanno torturando, nonché alimentando l'esercito di non morti. Dapprima quindi il cyborg uccide l'anziana Daka, interrompendo il processo di resurrezione. A questo punto, senza più rinforzi, le restanti sorelle della notte muoiono sul campo di battaglia. Resta unicamente Madre Talzin, la quale però, trasformandosi in fumo, sfugge dalla presenza del generale Grievous. Nonostante la strega sia ancora viva, la sua oscura influenza su Dooku è ormai cessata, mettendo fine alla tortura che stava esercitando. Il conte può ora quindi dirsi salvo, nonché rassicurato di aver sconfitto le signore della notte. Tuttavia ha vinto unicamente una battaglia, e come lui stesso afferma, un pericolo sta arrivando, un pericolo sia per i Jedi che per i Sith. Infatti Savage ha scoperto dove si trova suo fratello. Maul è in esilio da 12 anni sul pianeta di scarica Loto Minor e presto lo raggiungerà per essere il suo apprendista. Ventress, al contrario, è fuggita, riportando gravi ferite, mentre Madre Talzin è scomparsa, riapparendo soltanto un'ultima volta alla ragazza e incoraggiandola ad intraprendere una nuova strada. Una nuova strada che non sia quella di un Jedi, non sia quella di un Sith e nemmeno quella di una signora della notte. Il futuro di Ventress è ora incerto, ma state pur certi che non tarderemo a rivederla. Miei Padawan, io come sempre sono Emilio Valotti, nella speranza che il video sia stato di vostro gradimento, io vi saluto e come sempre, ormai lo sapete, che la forza sia con voi.